Nome e cognome? Marco Montanaro. Che cosa fai nella vita tu? Ma io sono direttore tecnico di Artego. Ma solo? Poco? Poco. Sì, no, gestisco un po' tutto quello che è la parte tecnica, vivo nei laboratori, quindi test su colori, su insomma tutto quello che riguarda la parte tecnica del prodotto. È molto interessante. E perché lo fai? Ma lo faccio perché già da 36 anni che lo faccio. Beh, insomma, esperienza quindi a manetta. Sì, anche perché poi il mio lavoro mi fa fare esperienza, perché io lavoro anche in molte nazioni, quindi gestisco le nazioni europee, chiamiamole così, e quindi la tipologia degli acconciatori, degli stilisti, la tipologia delle persone e comunque anche le tradizioni, tutto quello che è la nazione che ha, mi fa fare delle vere belle esperienze. Quali sono i punti, diciamo, nodali dei cambiamenti, o cosa hai vissuto tu di cambiamento in questi anni? Com'è cambiata questa professione in questi anni? Il cliente oggi vuole semplicità, qualità e velocità. Oggi come oggi, a differenza di molti anni fa, sono molto più professionali e giustamente noi lavoriamo anche per dare e per soddisfare, diciamo, le loro esigenze. Con molta attenzione, con un'attenta diagnosi, con criterio prima di iniziare un determinato lavoro. Hai parlato dell'acconciatore, che comunque è sempre molto esigente, ma il cliente finale? Com'è cambiato secondo te? Il cliente finale purtroppo è cambiato ancora di più con le pubblicità, e i mass media e tutto quello che riguarda social, il benessere, network. E i social network, esattamente, anche quelli, molta esigenza nei confronti chiaramente del parrucchiere. Vengono e sempre più frequenti i corsi, proprio certo, perché vogliono delle soluzioni, vogliono delle anticipazioni. A volte ci sono dei clienti che chiedono determinati tipi di trattamenti o determinati tipi di metodologia di lavori ancora prima che magari arriva all'acconciatore. Come ripeto, oggi non fai in tempo a accendere una televisione, veloce, che subito arrivano le informazioni. Bisogna sempre stare preparati. In campana, come si dice. Sto vedendo ultimamente che la maggior parte degli acconciatori, per esempio, una volta chiedevano più trattamenti chimici. Adesso, un po' in tutte le nazioni che giro quando sono in Europa, prima pensano ai trattamenti, per quanto riguarda quindi il benessere della struttura del capello, per poi arrivare a quelle che possono essere. Questa, secondo me, è una tendenza. La cliente finale, quello che piace più di tutto, certo, è avere i capelli belli, trattati, luminosi, brillanti e corposi. Certo. Oggi prima il benessere del capello e della persona, e poi per poi fare i lavori, diciamo così, bene, la parte estetica. Insomma, consigli e suggerimenti e punti di vista del mercato, direi, piuttosto interessanti. Senti, siamo qui da HP. Cosa mi dice la struttura? Che parere ha? Stupendo. Lui e i nostri amici sono una delle strutture più belle che abbiamo. Giancarlo e Roberto. In Italia, sì. Sì. E poi ogni volta sono amici, quindi ogni volta che vengo da loro, beh, è sempre che siano, bello. Che siano gli agenti, che siano i clienti, che siano i partner, bene o male, il concetto è sempre lo stesso. Quasi si sta bene. Sì. Quando vedo sul calendario Trieste, Cormons, ben volentieri. Vado volentieri. Sì, sì, sì. Va sì, bene, sì. Senti, io ti ringrazio, è stato gentilissimo. E buon lavoro, buona continuazione. Magari. Grazie. Ci vedremo in qualche altra intervista. Benissimo. Grazie mille, grazie, grazie davvero, buon lavoro. Grazie.